Ciao a tutti, ben ritrovati. Lo stabilizzatore. Abbiamo visto nel video precedente che cos'è, cioè come si usa, le varie modalità. Ma lo stabilizzatore, lo ripetiamo, che cos'è? Non è nient'altro che un giroscopio che viene inserito fra le lenti dell'obiettivo nel gruppo lenti e serve a stabilizzare, cioè riceve attraverso un chip tutte le segnalazioni dei movimenti, dei micromovimenti che la nostra mano effettua, li elabora e in tempo reale li compensa. Alcuni sistemi invece che averli nell'obiettivo li hanno dietro il sensore o comunque nel sensore. Questo comporta forse una maggiore stabilizzazione, di sicuro comporta meno peso nel sistema degli obiettivi, perché gli obiettivi saranno privi dello stabilizzatore, più snelli e anche forse, dico forse, un pochettino più efficaci, perché faranno solo il lavoro di puntare e mettere a fuoco. Detto questo, uno stabilizzatore lavora normalmente sui due assi. Un sensore, generalmente, come per esempio quello Sony, lavora sui cinque assi, e un sistema ibrido che Canon sta mettendo a punto, ma che ha già debuttato su 100 macro, lavora anche sul fronte e sul back di quello che noi andiamo a mettere a fuoco. Lo vediamo appunto in quest'altro video dedicato. Oggi ci chiediamo, ma quando si usa, perché si usa lo stabilizzatore? Allora, facciamo un esempio. Ci sono tanti parametri che concorrono alla riuscita di uno scatto con o senza stabilizzatore. Certo, lo sappiamo. Questo è un 24-70 stabilizzato. Come vedete, è un obiettivo corto, compatto, un obiettivo che parte da una focale grandangolare ed arriva fino a un medio tele. Se lo utilizzo all'aperto, in luce diurna, scatterò anche a un 2 millesimo di secondo, 1 millesimo di secondo, tempi per il quale un stabilizzatore su un obiettivo come questo è del tutto ininfluente, perché lo scatto è così veloce che non serve nemmeno stabilizzarlo. Per fare un paradosso, potremmo lanciare la macchina in aria e con un file remoto, con uno scatto remoto, farla scattare, la foto verrebbe lo stesso nitida, storta, sballata, come volete, ma comunque nitida. E allora quando lo uso? Lo uso per esempio quando sono all'interno, che le condizioni di luce diventano precarie e non voglio alzare troppo gli ISO, quindi voglio un file un po' più pulito. Allora ecco che, se non ho il cavalletto, lo stabilizzatore mi aiuta. Magari la foto ha un 1/60 di secondo, fermo restando la capacità di tenere ferma la macchina fotografica, che dipende da ognuno di noi, da quanto ha la mano ferma. Con un 1/60 di secondo mi porto a casa uno scatto buono, spendibile, quindi a fuoco, nitido e non mosso. Se siete bravi, con un obiettivo così corto e così leggero, cioè compatto sulla macchina fotografica, potete scendere anche a un 1/30 di secondo. Io mi riconosco di avere una mano abbastanza ferma, quindi ho portato a casa degli scatti, non con questo obiettivo, ma con uno simile a questo, anche a 1/10 di secondo, bello, dove lo stabilizzatore mi ha aiutato davvero. Però, per esempio, un obiettivo come questo potreste usarlo anche per riprendere una festa, per riprendere un ricevimento, un incontro conviviale, e se la luce non è molto, perché siete all'interno e quindi perseguiamo il ragionamento di prima, il 1/60 di secondo diventa una foto mossa, ma non è mossa perché non funzioni lo stabilizzatore, diventa mossa perché il soggetto è in movimento. E allora questo è uno degli errori più comuni, cioè chi insomma non è così tanto avvezzo alla fotografia pensa che lo stabilizzatore frizzi l'immagine. Non è affatto vero. Lo stabilizzatore vi aiuta a non muovere o a compensare i movimenti dell'obiettivo, ma non certo a fermare le immagini. Quindi, se avete un soggetto in movimento, dovete rapportarvi alla velocità di scatto del soggetto, quindi tenervi a un 1/125 di secondo, giusto per avere un tempo. Se si muove velocemente, dovete alzare ulteriormente i tempi. E anche in questo caso, però, il vostro stabilizzatore vi può venire in aiuto, perché comunque inseguendo il soggetto in movimento si introducono più vibrazioni e spostamenti, e lo stabilizzatore può essere utile. Questo è uno dei parametri. Poi l'altro parametro per il fatto che influisce sulla stabilizzazione è il peso dell'obiettivo.
questo non pesa molto, ma se fosse, faccio l'esempio del Tamron 1530 che ho recensito recentemente, è un obiettivo molto più pesante, con un ottimo stabilizzatore. In quel caso, essendo pesante, la stabilizzazione vi aiuta anche su tempi un po' più rapidi, perché pesando di più si immettono più vibrazioni, perché, come sapete, tutti i nostri muscoli sono fatti di un muscolo principale e di un muscolo antagonista, e sono tenere fermo un attrezzo, che sia una macchina fotografica o sollevare una valigia o un'altra cosa, dipende proprio dalla forza del muscolo principale e di quello antagonista che si oppone. Quando uno dei due molla perché è stanco, ecco che ci viene la tremarella, e lo stesso vale per noi fotografi. La tremarella a volte arriva al termine di un servizio fotografico, quando siamo stanchi, quando abbiamo alzato per 500-600 volte la macchina per portarla al mirino, l'occhio al mirino, e guardare con un teleobiettivo, magari siamo stanchi, abbiamo più vibrazioni. Lo stabilizzatore ci aiuta, perché è vero che a parità di tempo tremiamo di più. Allora in quel caso ci aiuta. Lo stabilizzatore è molto efficace, perché prove che solo sotto gli occhi di tutti dimostrano che un obiettivo stabilizzato, soprattutto gli ultimi stabilizzatori, aiutano ad avere un file nitido e non mosso, ovviamente entro tutti i limiti del caso. Facciamo un altro esempio: un obiettivo come questo, che è un 70-200, vedete che è molto più lungo, quindi sporge senza dubbio di più dalla fotocamera, e questo induce delle vibrazioni maggiori. Perché? Perché il momento angolare alla base è di un tipo, ma man mano che ci spostiamo aumenta. Ecco che lo stabilizzatore diventa ancora più efficace, più indispensabile, oserei dire. Sebbene uno stabilizzatore non sostituisca mai il cavalletto, una foto fatta su cavalletto con un tempo anche lento è molto più nitida di una foto fatta a parità di tempo con lo stabilizzatore. È fuori dubbio. Quindi lo stabilizzatore è una mano, è un aiuto che ci viene nel momento in cui non disponiamo o non possiamo utilizzare un cavalletto, come per esempio in tutte le foto di cerimonia, di reportage dinamici, di feste, di incontri, come vi dicevo. Se prendo un obiettivo come questo, che è un 100-400, vedete che più o meno sono lunghi uguali, ma il peso qui è molto di più. Allora il fattore peso, come vi dicevo, è un altro elemento che concorre nella stabilizzazione. Se con questo, che è leggero, facciamo un'ipotesi, a un centesimo di secondo porto a casa una foto nitida, anche volendo senza stabilizzatore, facciamo finta, qui a un duecentesimo di secondo non è nitida. Non è nitida perché c'è il mosso della mia mano, perché pesa molto l'obiettivo stesso. Non solo, c'è un'altra differenza. Quando utilizzo obiettivi come questi, se vado ad estendere la focale, come vedete a 400 il mio zoom diventa lungo così, proprio a 400 mm, quindi nella massima estensione, introduco ulteriormente delle vibrazioni dovute all'instabilità che il mio obiettivo assume perché si allunga di più. Quindi in questo caso, a parità di tempi che facevo con i 100 mm stabilizzato, devo aumentare un pochettino il tempo di scatto, perché qui avrò maggiori vibrazioni, perché vibra di più. Questi obiettivi, anche quando sono sul cavalletto, talvolta è utile stabilizzarli. Soprattutto questi moderni, come vi ho spiegato nell'altro video, hanno la modalità 3, che riconosce se siamo appoggiati su un cavalletto, anche appoggiando il dito di scatto, sente che è sufficientemente fisso, non si attiva. Se sente che è il caso invece di attivarsi, il giroscopio dà la comunicazione al sensore di attivarsi. Quindi è vero che abbiamo dei passi avanti con la stabilizzazione, ce lo dice il fatto di un obiettivo come questo, che è un obiettivo degli anni 96 in questo caso, ma il progetto risale agli anni 90. La stabilizzazione era una cosa un po' innovativa e ti mette al riparo di uno stop, forse due nel migliore dei casi, ma non certo dei quattro che dichiarano su obiettivi più moderni. Il punto è che un obiettivo così lungo e pesante, montato sul cavalletto, introduce e induce delle vibrazioni che sono ancora più ampie rispetto a questi e a questo. E allora capite bene che questo è stabilizzato e anche questo è stabilizzato.
questo pesa niente, questo pesa 2 kg e qualcosa col paraluce, sicché non potrò pretendere di scattare a un 60esimo di secondo con lo stabilizzatore, perché lo stabilizzatore non arriva a compensare, questo tipo di stabilizzatore su questo obiettivo, le vibrazioni che io introduco. Quindi la lunghezza focale, l'estensione dell'obiettivo, il peso, la nostra stanchezza, la capacità nostra di tenere ferma la fotocamera e il sistema obiettivo sono tutti parametri che vanno presi in considerazione. Lo stabilizzatore non fa miracoli, in certi casi sì, perché funziona in maniera ottima ed esemplare, però dobbiamo essere sempre consapevoli che è una tecnologia che ci aiuta, ma non in tutti i frangenti, e soprattutto tenete a mente che quando avete dei soggetti dinamici, cioè in movimento, lo stabilizzatore entra un po' in secondo piano, perché la priorità dobbiamo darla al soggetto, quindi al suo tempo, per evitare un mosso che ci sarebbe sempre. Altrimenti dobbiamo utilizzare la modalità 2 che abbiamo visto, che non va sempre bene però, che è quella del panning. Quindi, insomma, lo dico scherzosamente, ma ancora una volta ricordate che conoscere il proprio corredo, la propria strumentazione, vale molto di più che avere la camera super performante e l'obiettivo più bello del mondo. E ve lo racconto in un altro video che ho preparato, quindi se avete voglia andatelo a vedere. Ciao a tutti e grazie, alla prossima!